Creare un personaggio per un film è difficile, ma farlo per una serie è peggio, perché? Perché in una serie ti devi subire lo stesso protagonista in tutti gli episodi e se non è ben fatto l'intera serie è rovinata. A nessuno piacciono i protagonisti, questo perché vengono costruiti per somigliare a noi stupidi spettatori che, diciamocelo, facciamo schifo. Se non lo facessimo non avremmo bisogno di riempire le nostre vuote vite con una serie TV. Il protagonista è il personaggio pensato per somigliarti, un personaggio anonimo e vago che si possa adattare a qualsiasi spettatore. Di solito non ha personalità forti perché deve essere l'occhio dello spettatore e non può agire in modo diverso. Per rendere un protagonista leggermente meno noioso ci sono dei metodi classici. L'antieroe, come Shrek, Deadpool, il signor Scrooge, Megamind, Jack Skeletron, Walter White, Jack Sparrow, Malefica, sono molto di moda nel cinema di oggi, sono normalissimi eroi ma hanno un comportamento, ovvero hanno un tipo da antagonista. Funzionano perché ricordano allo spettatore i propri difetti e le proprie fragilità. L'eroe riluttante, ovvero un eroe che non vorrebbe avere questo ruolo, come Marty McFly. O i protagonisti di quasi tutti i film horror o di Una notte da leoni sono eroi che non sono cattivi, ma vengono trascinati dagli eventi e non sono loro i primi a voler vivere la loro avventura. L'eroe classico, che è il tipico protagonista da Ulisse e Harry Potter, sono spesso più noiosi ma possono essere gestiti in modi diversi per essere più affascinanti. Per esempio, mettendoli in un gruppo in coppia come Asterix e Obelix, Bud Spencer e Terence Hill, Stanley e Ollio, oppure dando loro una personalità molto particolare come Forrest Gump, Suor Maria Claretta, Batman, personalità così particolari però sono difficili da gestire. Bisogna però ricordare che stiamo parlando di protagonisti, ogni protagonista è sempre un eroe, ma qualsiasi personaggio può essere un eroe. A rendere un personaggio un eroe, come ho detto in un vecchio video, è il fatto che l'eroe ha un nemico da affrontare e cresce nel corso della storia. Un mentore non ha nulla da affrontare, aiuta l'eroe ma non lo sostituisce mai. Solo l'eroe può affrontare il suo nemico. In un film chiunque può essere un eroe, anche l'antagonista. Iniziamo dalle basi. Che il tuo protagonista sia un eroe riluttante, disponibile o antieroe è un eroe. Punto. Qualsiasi personaggio può essere un eroe. È definito eroe qualsiasi personaggio affronti un viaggio dell'eroe. Ma quindi che cos'è il viaggio dell'eroe? È un viaggio in 12 tappe che è davvero uno schema ripetuto in qualsiasi storia, film, videogioco voi conosciate. L'eroe compie sempre lo stesso viaggio, composto da 12 tappe. Il viaggio può essere fisico, simbolico, psicologico o può essere inteso in mille altri modi. Il punto è che questi sono i passaggi necessari a giustificare la maturazione di un personaggio. Il viaggio del protagonista a volte coincide con il paradigma hollywoodiano, ma gli eroi possono viverlo in mille altri modi e con velocità diverse. E questo è Il viaggio dell'eroe di Chris Vogler. Tutto ha inizio con il mondo ordinario. L'eroe vive nel suo mondo che conosce da sempre, è il luogo da cui tutto parte e tutto inizio. Poi abbiamo il richiamo all'avventura. Qualcosa cambia nel mondo ordinario. A volte una minaccia, a volte il mondo non c'è più, a volte l'eroe non vuole più quel mondo. Sta di fatto che l'eroe parte. Poi abbiamo il rifiuto del richiamo. In genere l'eroe prima di partire o subito dopo essere partito ha un momento di crisi, un dubbio in cui vuole rinunciare al suo viaggio. Poi abbiamo il mentore, è a questo punto che l'eroe incontra il suo mentore che gli insegnerà tutto ciò di cui ha bisogno. Se ci sono più mentori nel corso della storia, qui l'eroe incontrerà comunque il più importante. Il varco della prima soglia, in questo punto l'eroe incontra il guardiano della soglia, ovvero la prima grande avversità che mette alla prova le sue abilità. Non è necessariamente il primo problema da superare per l'eroe, ma è il primo che supera con successo. Il varco della soglia è spesso il passaggio dal mondo ordinario a quello straordinario. Poi abbiamo le prove, gli alleati e i nemici. Qui l'eroe affronta mille piccole avversità e sviluppa tutti i rapporti con gli altri personaggi importanti. L'avvicinamento alla caverna più recondita è il momento in cui le cose si mettono male e l'eroe scopre e si prepara ad affrontare il nemico, che di solito è proprio l'ombra. La prova centrale, in genere si tratta del momento in cui il film potrebbe anche finire. C'è la guerra più grande o ti fanno credere che lo sia, la sfida più grande, più spaventosa, più terrificante. La ricompensa, che la battaglia sia vinta o persa, ora l'eroe ha qualcosa che prima non aveva. Simbolicamente si dice la spada, ma può essere un'informazione, un'abilità, un potere o comunque una lezione che gli serviva. La via del ritorno, che sia triste o felice, è il momento in cui l'eroe torna a casa, torna alle origini per festeggiare la vittoria o perché si è arreso. Poi abbiamo la resurrezione. Questo è il gran finale, l'eroe affronta per l'ultima volta l'ombra e ne risorge e ne esce trasformato e nuovo trionfando sul male. E infine il ritorno con l'elisir. L'elisir è ciò che l'eroe riceve, è simbolico, fisico, è qualcosa che cambia per sempre l'eroe e insomma mette fine alla storia. Qui il percorso di maturazione è completato. Dirlo così però non è molto d'aiuto, quindi ecco un esempio di viaggio dell'eroe nella pratica, quello di Shrek.
Si inizia con il mondo ordinario, Shrek vive nella sua palude per conto suo e spaventa i villaggi. Il richiamo all'avventura, le creature delle fiabe invadono la palude. Il rifiuto del richiamo, Shrek non le vuole e pretende che Lord Farquaad la liberi. Il mentore, Lord Farquaad, spiega a Shrek che se proprio vuole riavere la palude, deve liberare la principessa. Il varco della prima soglia, Shrek e Ciuchino affrontano il drago e Shrek salva la principessa. E questo è il momento in cui Shrek deve affrontare fisicamente il fatto che lui è un orco e non un principe come la principessa sperava. Le prove, gli alleati e i nemici, Shrek si affeziona a Ciuchino e Fiona. Avvicinamento alla caverna più recondita, i protagonisti sono quasi due loc che si preparano a consegnare Fiona, ma si accampano e Ciuchino scopre il suo segreto. La prova centrale, Shrek fraintende Fiona e non si sente amato, così la consegna a Lord Farquaad. La ricompensa, la palude è libera. La via del ritorno, Shrek torna a vivere a casa sua in solitudine. Shrek capisce di aver sbagliato, si oppone al matrimonio e affronta Lord Farquaad. Fiona si trasforma in un'orchessa. Il ritorno con l'Elisir, Fiona e Shrek si sposano e Shrek ha cambiato la sua opinione sul mondo. Il viaggio dell'eroe non è il paradigma hollywoodiano, lo scopo del paradigma hollywoodiano è quello di decretare le tempistiche all'interno di un film, mentre il viaggio dell'eroe a giustificare la maturazione del protagonista, o di un eroe comunque. Gli eroi hanno un nemico da affrontare, che non è necessariamente l'antagonista, ma sono una difficoltà. Per esempio, il nemico che Shrek deve sconfiggere è il suo ruolo di orco cattivo e non Lord Farquaad, che non è il vero problema di Shrek, ma rappresenta i suoi problemi. Ricordate che ho detto che ogni personaggio è in conflitto con qualcosa o qualcuno? Bene, far maturare un personaggio significa risolvere un conflitto che sia interiore, relazionale, universale o che altro. Vi ricordo che il paradigma hollywoodiano non c'entra nulla, il paradigma hollywoodiano serve solo a decretare le tempistiche all'interno di un film. I punti del paradigma hollywoodiano sono fissi e devono stare in quel punto, mentre i 12 punti del viaggio dell'eroe possono essere distribuiti nel corso della storia come vogliono. L'ordine non può essere cambiato, ma da un punto all'altro possono passare 30 secondi, 12 episodi, non c'è problema. Quindi, il mondo ordinario serve a farci conoscere la situazione in cui un personaggio ha sempre vissuto. Il richiamo all'avventura serve a far notare al personaggio il problema da risolvere. C'è un drago che minaccia il villaggio, i soldi non bastano per curarsi dal cancro, il personaggio si innamora, sta di fatto che esiste un problema che l'eroe non sa risolvere e deve farlo, ma per farlo deve prima cambiare e maturare. Il rifiuto del richiamo non accade sempre, ma serve a sottolineare il motivo per cui l'eroe non ha ancora risolto il suo problema e spiegare al pubblico le sue motivazioni per non risolverlo subito. Il mentore, senza un mentore, ovvero un personaggio, un oggetto, una condizione che indichi la strada all'eroe, non ci sarebbe storia. Serve un'anticipazione che faccia sapere al pubblico in che direzione la storia deve andare per risolvere il problema. Il varco della prima soglia. Il varco è il primo passo avanti nella maturazione di un personaggio. Si tratta di un momento in cui l'eroe compie la sua prima azione eroica e il suo primo passo avanti verso il cambiamento. Il coraggio di aprire il suo cuore, di affrontare il nemico, il primo conflitto che vinca o meno la sfida, l'eroe fa un passo avanti. Le prove, gli alleati e i nemici. A questo punto l'eroe deve fare piccoli passetti e conoscere le proprie possibilità e limitazioni, incontrare nemici e insomma fare tutte le esperienze. Il punto 6 dura sempre più a lungo degli altri ed è necessario per mettere in chiaro allo spettatore tutto ciò che porterà al finale. Che siano indizi da raccogliere o prove da affrontare, sono molte e una alla volta avvicinano l'eroe alla maturazione. L'avvicinamento alla caverna più recondita. Questo è il momento di ansia in cui lo spettatore deve capire la posizione del nemico e il protagonista deve prepararsi ad affrontare e risolvere il problema una volta per tutte. La prova centrale. Nei film più recenti viene sempre perduta, si tratta quasi sempre di una sconfitta, ma non è obbligatorio. In molti hanno messo una vittoria nella prova centrale. Non ha importanza l'esito della battaglia, il 100% delle volte l'eroe impara dai suoi errori alla fine di questa prova. Si tratta solo della sfida più dura fra l'eroe e il problema. La ricompensa. Dalla prova centrale scaturisce un premio, un qualcosa che l'eroe non sapeva, qualcosa che non aveva, serve per indicare allo spettatore che ora l'eroe ha imparato la lezione. In genere è una piccola rivelazione che fa capire all'eroe come arrivare alla vittoria. La via del ritorno. Qui l'eroe sconfitto e demotivato passa il suo momento di pioggia e musica triste. Bisogna convincere lo spettatore che l'esito della battaglia sia definitivo. Cioè, la pioggia c'è se l'eroe ha perso, ma se ha vinto c'è il sole. Si sa, cliché. La resurrezione, un po' come se nel punto 9 l'eroe fosse morto, e a volte succede davvero. Nel punto 11 torna in vita, qui avviene la trasformazione, quando tutto sembra perduto, improvvisamente un barlume si accende e l'eroe vince. Il ritorno con l'Elisir. Per Elisir ci si riferisce alla soluzione. L'eroe torna alla vita di tutti i giorni, ma è cambiato e non c'è più quel conflitto da risolvere. L'eroe è maturato nel profondo.
Spero che questo video vi sia piaciuto e interessato, perché sappiate che ho fatto una fatica enorme a farlo. Sì, sono molto occupato in questo periodo. Se avete domande di qualsiasi tipo, fatele nei commenti e forse farò addirittura un video per potervi rispondere per bene. Sperando che esca più corto rispetto a quello che è ora. Grazie per aver seguito questo video.